Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ognuno di noi ha dentro di sé una buona notizia. Ed è che non si sa quanto grande si può essere, quanto si può amare, che cosa si può realizzare e quale sarà il nostro potenziale. La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta. A dispetto di tutto quanto credo ancora che la gente abbia davvero un buon cuore. Ciò che un cristiano fa è sua propria responsabilità, ma ciò che fa un singolo ebreo viene fatto ricadere sulle spalle di tutti gli ebrei. I genitori possono solo dare ai figli buoni consigli o indirizzarli sulla buona strada, ma la formazione definitiva della personalità di una persona è nelle mani della persona stessa. Una cosa però l'ho imparata. Per conoscere bene la gente bisogna averci litigato seriamente almeno una volta. Solo allora puoi giudicarne il carattere. Chi è felice farà felici anche gli altri. Chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse, eppure uguali. Ho bisogno di provare per mia madre il rispetto che si prova per un ideale. Non sono ricca di soldi o cose terrene, non sono bella, né intelligente e furba, ma sono e sarò felice. Lo sono di natura, mi piace la gente, non sono sospettosa e voglio vedere tutti felici e insieme. So quello che voglio. Ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l'amore. Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta. So che sono una donna piena di coraggio e di forza d'animo. Non ci è permesso di avere opinioni. Le persone possono dirti di tenere la bocca chiusa, ma non possono impedirti di avere un'opinione. Anche se sei ancora molto giovani, non dovrebbero impedirti di dire quello che pensi. Capii che la paura non aiuta e non serve a nulla. La pigrizia può sembrare attraente, ma il lavoro ti dà soddisfazione. Io non penso a tutte le miserie, ma a tutta la bellezza che ancora rimane. Ricchezza, fama, tutto puoi perdere, ma questa felicità nell'intimo del tuo cuore può soltanto velarsi e si rinnoverà sempre finché vivrai, finché puoi guardare il cielo senza timore. Sappi che sei intimamente puro e che ridiverrai comunque felice. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Viviamo tutti, ma non sappiamo perché e a che scopo. Viviamo tutti con l'intento di diventare felici. Viviamo tutti in modo diverso eppure uguale.